Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Marchese Bianconero, che ringrazio sentitamente per l'opportunità di fare questo video commento alla partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus. Partita che ha visto i bianconeri prevalere per 2-0 con i gol di Federico Bernardeschi, l'ex, in apertura del secondo tempo, ed è stata chiusa dal quinto gol nelle ultime tre partite del Pipita Higuaín. Una partita molto molto ostica, molto ruvida, spezzettata, piena di falli e contrasti, anche duri, che la Juventus però ha saputo gestire, secondo me, in maniera molto intelligente, soffrendo il giusto, con solo due occasioni però vere concesse agli avversari, con il palo di Gil Diaz nel primo tempo su un contropiede e una grandissima parata di Buffon nata da una mezza mischia confusa in area di rigore juventina, e che è stata molto cinica nello sfruttare le poche occasioni che ha creato. Infatti ha fatto 4 tiri in porta alla Juventus, 3 tiri in porta alla Juventus, e di questi 3, 2 sono stati gol, quindi grande cinismo da parte degli avanti bianconeri. La Juventus si è presentata a questa partita schierando una formazione con Buffon in porta, in difesa come terzini c'erano Lichtsteiner a destra e Alexandro a sinistra, coppia centrale ormai potremmo dire titolare, formata da Benatia e Chiellini. Il terzetto di centrocampo era formato da Khedira, Pjanic e Marchisio, che è andato a prendere il posto del lungo degente Matuidi, mentre i tre dell'attacco bianconero erano Bernardeschi in posizione di ala destra, Mandzukic come ala sinistra e ovviamente centravanti Gonzalo Higuaín. Come dicevo, una partita intelligente della Juventus, che ha gestito le forze anche in vista dell'impegno di Champions League della prossima settimana contro il Tottenham. Una vittoria che potremmo definire una minima spesa massima resa, perché davvero la Juventus ha dato l'impressione di poter controllare e subire volontariamente il gioco avversario e di saper reggere bene l'urto. Ormai sembra essersi ritrovata quella solidità difensiva che aveva contraddistinto le ultime annate, soprattutto l'ultima annata bianconera. E questo è una cosa che mi fa molto ben sperare in ottica Champions League, perché essere solidi e sapere di potersi permettere di giocare corti con il baricentro basso a ridosso dell'area di rigore è una cosa che mi sembra un grande segnale di forza da parte della formazione bianconera guidata da Massimiliano Allegri. Come dicevo, i gol sono arrivati da Bernardeschi e Higuaín, che sono anche, secondo me, i due migliori in campo per due motivi non troppo dissimili. Bernardeschi, oltre a un grande lavoro di sacrificio in fase di copertura, aiutando il terzino destro, sia Lichtsteiner prima che Barzagli, che sostituito lo svizzero poi, ha anche dovuto sopportare, come era preventivabile purtroppo, una grande dose di fischi e improperi rivolti a probabilmente tutto il suo albero genealogico. E anche per questo sono contento che Federico abbia esultato, perché credo che esultare quando uno stadio intero ti fischi sia corretto, perché è un essere umano che prova emozioni e sfoga la tensione accumulata da insulti e tensione psicologica che uno si porta dietro quando va sempre a giocare contro la sua ex squadra. È normale che abbia esultato, infatti non a caso il primo che è andato a parlargli è stato il Pipita, che immagino gli avrà detto qualcosa come: hai visto com'è divertente segnare in faccia a 40.000 persone che ti fischiano tutte insieme. Il Pipita, anche lui, un'altra buonissima gara, si sta dimostrando sempre più trascinatore in questa Juventus, soprattutto nelle ultime partite con l'assenza di Dybala. È sempre più evidente quanto Higuaín sia accentratore e importante nel gioco della Juventus, il vero regista offensivo della squadra di Allegri, che anche stasera ha timbrato il cartellino con un bellissimo destro dopo essersi ritrovato uno contro uno con Sportiello, dopo un assist fantascientifico di Chiellini, nota di merito questo assist per Giorgione. Nota di merito anche Gigi Buffon, come dicevo, perché ha fatto una grandissima parata su, mi sembra che fosse Benassi, non sono sicuro al 100%,
una grande uscita di piede a stoppare un rischio abbastanza grande, l'unico rischio grande corso dalla Juventus ieri sera. Le note negative vengono dal centrocampo, che è quello che mi preoccupa di più in vista Champions League, perché togliendo Marchisio, che secondo me ha fatto una buona gara, ha corso bene, ha accompagnato bene l'azione, ha portato il pressing alto, ha sbagliato qualche intervento di troppo in fase di copertura, ma diciamo che è salvabile. Che dire, i Pjanic hanno fatto probabilmente una delle peggiori partite da quando sono alla Juventus, soprattutto il tedesco molto sotto le aspettative, con il centrocampista tedesco ha fornito una prestazione molto 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 negativa sia in fase di impostazione che in fase di non possesso. Sicuramente è stato il peggiore in campo a mio parere ieri sera. Un piccolo excursus, anche se non mi piace parlare di arbitri, sull'arbitro guida di Torre Annunziata, perché sicuramente si parlerà molto del rigore dato poi tolto nel primo tempo alla Fiorentina per una presunto fuorigioco, secondo me c'era fallo su Alexandro, ma io sono assolutamente convinto che parlare di arbitri non sia importante durante una partita, non perché una squadra viene favorita o sfavorita, ma perché finché continueremo a concentrarci più su quello che fa l'arbitro in campo piuttosto che su quello che fanno i 22 giocatori in campo, non avremo modo di risalire dalla situazione piuttosto complicata del calcio italiano, mio modesto parere. Quindi preferisco non esprimermi sulla questione VAR non VAR. In generale, per chiudere, una buona Juve che sa soffrire, grande tenuta difensiva che sembra ritrovata come negli scorsi anni. Un pochino mi mette in apprensione la creazione di gioco, molto lenti nel risalire con la palla, molto difficili e macchinose le impostazioni quando dobbiamo cambiare il fronte di gioco, e in questo spero che aiuterà l'inserimento di Douglas Costa, che ha dimostrato anche ieri di poter spaccare in due una partita con la sua tecnica e la sua velocità quando si tratta di fare una ripartenza veloce. Detto questo, sono fiducioso per la partita di Champions League contro il Tottenham. Ringrazio ancora Matteo per l'occasione, ringrazio voi per avermi ascoltato. Forza Juve fino alla fine. Paura, 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 paura.